Diventate poeti di pace, sono le parole rivolte da Papa Francesco ad oltre 6.000 alunni, docenti e dirigenti scolastici della Rete Nazionale delle Scuole di Pace che lunedì 28 novembre, giunti da 17 regioni italiane, hanno gremito l'aula Paolo VI del Vaticano per partecipare ad una lezione di pace chiusa dalla presenza del Pontefice. Intervenendo all'evento Per la pace con la cura, il Papa ha detto: spesso parliamo di pace quando ci sentiamo direttamente minacciati, come nel caso di un possibile attacco nucleare o di una guerra combattuta alle nostre porte, così come ci interessiamo ai diritti dei migranti quando abbiamo qualche parente o amico emigrato. E perché ci sia la pace, come dice bene il vostro motto, bisogna prendersi cura. Papa Francesco ha quindi rimarcato l'opera preziosa che hanno prodotto nella loro vita Martin Luther King e Giovanni XXIII, quindi si è soffermato sulla parabola del buon samaritano spiegando che l'altro da sé va aiutato sempre e comunque. In realtà la pace ci riguarda sempre, ha rimarcato il Santo Padre tra gli applausi dei presenti. Al Papa sono stati consegnati doni simbolici che testimoniano l'impegno del mondo della scuola ad essere artigiani di pace, tra cui molti fiori di carta con scritti sui petali messaggi di pace. Prima dell'arrivo del Papa si era svolto un minuto di silenzio per le vittime di tutte le guerre e le ingiustizie. Sul palco si sono susseguiti numerosi ospiti, tra cui José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, Flavio Lotti, coordinatore della Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi, Andrea Ferrari, presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Italo Fiorin, presidente della Scuola di Alta Formazione Educare all'Incontro e alla Solidarietà della LUMSA di Roma. Tutti si sono detti d'accordo sulla guerra, considerata come la massima rappresentazione di mancato rispetto dei diritti e della dignità di ogni uomo e ogni donna, la necessità di far tacere le armi nel conflitto Russia-Ucraina. È stato ribadito che la pace è il bene più grande che stiamo perdendo e che tutti dobbiamo imparare a ricostruire attraverso la cura della vita, degli altri, della comunità, dell'ambiente e del pianeta che dobbiamo far diventare la nostra stella cometa. A questo scopo è importante ristabilire il patto educativo con il mondo della scuola e non solo. La cura e l'educazione dei giovani non può essere scaricata sulla scuola, ma deve essere assunta da tutta la comunità. A condurre l'evento, assieme a Fabiana Cruciani, è stato Aloisi Tosolini, dirigenti scolastici, coordinatori della Rete Nazionale. Siamo qui con Aloisi Tosolini, appena terminato l'incontro con Papa Francesco, organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Tosolini, com'è andata? Andata benissimo, abbiamo ricevuto un importante messaggio da Papa Francesco. Papa Francesco dice: sognate in grande, immaginate in grande, siate capaci di costruire pace. Ha fatto l'esempio di Martin Luther King, ha fatto l'esempio di Giovanni XXIII, ma soprattutto ha fatto l'esempio del buon samaritano. Lui si è fermato, non sapeva il motivo per il quale la persona a terra era a terra, non sapeva se era straniero, se era della sua stessa cultura. Lui lo ha aiutato. Lo ha visto. Ecco, oggi fare pace come cura significa vedere la realtà, sognare in grande e agire sin dal piccolo. Una risposta fortissima da parte delle scuole. Hanno gremito i ragazzi, gli studenti, gli alunni, la sala, oltre 6.000 presenze. Credo che questo sia un messaggio importante. È importantissimo, noi avevamo avuto più di 10.000 richieste di partecipazione, questo per noi è un momento intermedio rispetto alla marcia delle scuole di pace del 21 maggio e della settimana civica e la giornata della cura, è un programma per la pace con la cura, fare esercizi di pace perché la pace si insegna e la pace si impara.